Questo programma è offerto da Oggi restano solo lacrime e disperazione per una perdita avvenuta nei peggiori dei modi. Un terribile incidente è avvenuto ieri mattina in contrada San Gaetano all'uscita dello svincolo autostradale di Alcamo Est. La vittima è una donna alcamese, Maria Fiorito Accardi, di 49 anni. Pare che la donna sia stata colta da un malore quando, mentre percorreva la bretella dell'uscita autostradale alla guida della sua Fiat Panda, all'incrocio con la provinciale 55, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L'autovettura della vittima ha prima sbattuto contro un muro di cemento armato e il guardrail, per poi finire la sua corsa schiantandosi contro un albero secolare. L'impatto è stato violentissimo. La donna è morta sul colpo. Per estrarre il suo corpo senza vita dall'abitacolo della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale di staccamento. I pompieri hanno dovuto faticare un po' prima di riuscire a liberare il corpo esanime della donna dalle lamiere in cui era rimasto intrappolato. Per gli operatori sanitari del 118, giunti pure sul posto, l'unico compito è stato quello di constatare il decesso della vittima. Sulla dinamica del tragico incidente stradale, invece, indagano gli agenti della Polizia Municipale di Alcamo. Una semplice lite fra fidanzati si è trasformata nel caos più totale ieri mattina a bordo della linea AMAT 101 a Palermo. La coppia ha iniziato a litigare coinvolgendo anche alcuni loro amici sempre a bordo del bus, quando all'improvviso sono iniziati a volare calci e pugni. Ad avere la peggio però è stato un controllore che si trovava sul mezzo in questione ed ha cercato di dividere la coppia. Il conducente dell'auto ha dovuto così bloccare la corsa e chiedere dei rinforzi, ma gli autori della rissa si sono dati alla fuga, mentre il controllore è stato trasportato presso l'ospedale Villa Sofia con qualche contusione. Intanto la polizia ha avviato un'indagine per identificare il gruppo di giovani contendenti. Giglio non si candiderà. Alle prossime elezioni gli elettori villabatesi non si dovranno aspettare la candidatura dell'ex vice sindaco di Villabate. Lo ha annunciato proprio Giglio nel pomeriggio di ieri in un post sulla sua pagina Facebook. L'ex vice sindaco ha sempre usufruito dei principali social network per sottolineare atteggiamenti, pensieri e prese di posizione durante la carica. Tante le domande sulla sua futura vita politica, soprattutto sui suoi progetti in previsioni delle prossime elezioni nel paese di Villabate. Ma lui afferma: «Non sarò promotore di alcun progetto politico e non mi candiderò a nessuna carica». Molti compaesani hanno visto una resa dietro le parole di Giglio, un gettare la spugna contro alcuni avvoltoi del malaffare pronti sul fronte di guerra per accaparrarsi la prima carica disponibile. Altri invece hanno apprezzato la comunicazione di servizio perché convinti della purezza dell'operato di Giglio nell'ultima amministrazione, che non deve mischiarsi con la politica del malcostume. Fronti differenti dunque che sono argomento di dibattito e confronti. Ma la rinuncia alla politica di Francesco Giglio non significa certo un abbandono del paese, perché ancora è necessario combattere per una Villabate come la sognava lui, più pulita e trasparente. You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16,
Ficarazzi, Palermo. Proseguono i lavori sulla rete tranviaria in progetto a Palermo. Disagi in vista per il centro città, dove da oggi, mercoledì 29 ottobre, verrà chiusa al traffico la parte di piazza Ottavio Zino, compresa da via Serra di Falco e via Leonardo da Vinci. Le autovetture provenienti da via Principe di Palagonia, all'altezza dell'assessorato regionale alla sanità, avranno l'obbligo di svolta a destra su via Leonardo da Vinci, il cui tratto iniziale, nella porzione di sinistra, sarà chiuso per i lavori. I veicoli diretti verso via Serra di Falco e via Malaspina, in direzione piazza Tossi, percorreranno la via Leonardo da Vinci svoltando a sinistra per via Pacinotti, proseguendo per via Campolo per raggiungere le loro destinazioni. La conclusione dei lavori in questo tratto è prevista entro il prossimo 5 dicembre. Di questi lavori si ricorderanno i disagi, il traffico e le strade perennemente chiuse che fanno impazzire i cittadini. Una situazione che si spera si risolva al più presto, con la fine dei lavori e il trionfo del progetto tranviario. Ma è ancora presto per poter intravedere una fine reale dei lavori. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per tentata estorsione e tentata violenza sessuale C.G. classe 1993, incensurato di Palermo. L'operazione è scaturita dalla denuncia di una giovane ragazza che, presentatasi ai militari dell'arma, ha riferito di aver conosciuto tramite un social network di incontri un giovane palermitano con il quale per circa 2 mesi ha intrattenuto conversazioni amichevoli divenute con il passare del tempo sempre più intime. Nel ricostruire la vicenda, la ragazza ha precisato di non avere mai incontrato di persona il suo interlocutore virtuale, ma di aver intrattenuto con lui un costante rapporto telefonico utilizzando un'applicazione sul cellulare che permette di videochiamare e inviare messaggi non a pagamento tramite il collegamento a internet. I due, infatti, si sono scambiati diverse foto, si sono frequentati sul web piacendosi a vicenda, fino a quando lui le ha proposto di iniziare a riprendersi con la webcam in atteggiamenti intimi, mostrando anche i volti. Un gioco purtroppo rivelatosi una trappola non appena la ragazza ha deciso di interromperlo. Il ragazzo, infatti, da quel momento ha iniziato a minacciarla di pubblicare in rete i video che la ritraevano in intimità, se non avesse acconsentito a incontrarlo per consumare un rapporto sessuale. Inoltre, per dare forza al proprio ricatto sessuale, le ha inviato decine di messaggi, tutti accomunati dal tenore minaccioso. Nonostante lo stato di soggezione in cui si è ritrovata, la vittima, raggirata dal finto amico virtuale, ha trovato il coraggio di denunciare, vincendo l'imbarazzo che comprensibilmente la affliggeva. Durante la redazione della denuncia, gli stessi carabinieri hanno avuto modo di constatare di persona le insistenti attenzioni rivolte alla ragazza, sul cui telefonino continuavano ad arrivare sms con richieste di incontro, sempre minacciando la diffusione dei video amatoriali registrati con l'inganno durante le loro conversazioni virtuali. Per porre fine alla vicenda, la ragazza ha accettato di collaborare con i militari dell'arma, fingendo di cedere alla richiesta di vedere il ragazzo all'interno dei giardini pubblici di Villa Giulia. I carabinieri, uomini e donne, hanno quindi organizzato un servizio in abiti civili, simulando famiglie, con tanto di carrozzina, occasionalmente a passeggio nel parco di Via Lincoln. La ragazza, poco dopo, ha effettivamente incontrato il giovane che, dopo essersi assicurato che fosse sola, l'ha salutata con un bacio sulla guancia e accompagnata in un luogo appartato della villa, vicino a una fontana, al riparo dello sguardo indiscreto dei passanti. Lì, mostrando lo smartphone, ha rinnovato il suo squallido ricatto. «Siediti sulle mie gambe, o lo fai, oppure sto pubblicando con un semplice clic i tuoi video». Il giovane ha potuto solo tentare di passare dalle parole ai fatti perché i carabinieri, che avevano assistito all'intera scena, sono prontamente intervenuti traendolo in arresto. Subito perquisito, nella memoria del suo telefono cellulare erano registrati filmati oggetto di denuncia. L'arrestato, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato trasferito alla casa circondariale Uccerdone. La vicenda accaduta a Palermo dimostra le insidie e i rischi che possono scaturire da un uso poco accorto dei social network che, da una parte, offrono l'opportunità di trovare e conoscere nuovi amici, ma dall'altra possono costituire luoghi virtuali di adescamento da parte di malintenzionati. La situazione richiede alcuni consigli. Navigando sul web bisogna avere la consapevolezza che i social network sono delle piattaforme virtuali dove le informazioni pubblicate, siano esse foto, video o dati, possono uscire dal nostro controllo e dalla nostra esclusiva disponibilità. L'anonimato e la difficile tracciabilità di chi comunica tramite chat e social network deve indurre quindi i frequentatori del web ad evitare di condividere dati personali come indirizzo di casa, dell'ufficio, numero di conto corrente bancario e postale, utenze telefoniche, eccetera, segnalando nel contempo alla
allarme alle altre forme di polizia ogni atteggiamento strano e sospetto degli interlocutori virtuali. Tra qualche giorno Cini si dovrebbe finalmente tornare pulita. Ieri mattina l'AGESP S.P.A., ditta trapanese iscritta alla white list della prefettura di Trapani, ha consegnato al sindaco Gian Giacomo Palazzolo 9 mezzi nuovi per la raccolta dei rifiuti. La raccolta può quindi ripartire. Sulle strade ci sono circa 100 tonnellate di spazzatura. Infatti il sindaco ha stimato che serviranno almeno 5 giorni per ripulire completamente le strade. Il fatto è la conseguenza della firma dell'ordinanza sindacale che permette agli amministratori di intervenire in tema di rifiuti in presenza di una situazione di pericolosità perdurante nel tempo. L'AGESP si occuperà della raccolta fino a quando l'ambito territoriale ottimale, ATO 1, non sarà in grado di garantire il servizio allo stesso costo dell'AGESP, cosa che probabilmente non accadrà mai. 2.200.000 euro l'anno all'incirca, cifra molto al di sotto dei prezzi del lato. Consapevole del fatto che forse mai lato 1 riuscirà a rientrare nei costi, il sindaco Palazzolo sta lavorando con la sua giunta per realizzare una gara d'appalto che affidi il servizio ad una ditta esterna. Difficile definire con esattezza i tempi, ma si dovrebbe fare presto poiché l'ordinanza sarà in vigore fino a fine novembre. La ditta vincitrice si occuperà della raccolta solo nel territorio di Cinisi. Salvi almeno per ora i posti dei 26 operatori che continueranno ad avere un impiego, ma soprattutto uno stipendio. Tutto è compiuto, il Crocetta Terre potrà muovere i suoi primi passi già da adesso. Dopo la burrascosa settimana che ha portato all'azzeramento, o quasi, della giunta, il nuovo governo regionale è stato ufficializzato nella notte. L'intesa è stata raggiunta quindi dal governatore con gli alleati e prevede la formazione di un governo tecnico senza la presenza dei deputati. Tra i nomi nuovi c'è quello di Massimo Croce, indicato dal PDR. 4 assessori al PD, 2 all'UDC, 1 al megafono e 1 ad articolo 4. Lucia Borsellino e Linda Manchieri, uniche confermate, entreranno nella nuova giunta regionale in quanto i loro nomi facevano parte dell'accordo elettorale. Nulla da fare invece per la Scilabra, che rimane così senza una poltrona, così come Salvatore Calleri. Per i volti nuovi invece ci sono il PM Vania Contrafatto, in quota PD, e l'avvocato Nino Caleca, articolo 4, nella nuova giunta di Rosario Crocetta, all'economia Alessandro Baccei. Nell'esecutivo per il PD anche i professori Antonio Purpura e Sebastiano Caruso e la dirigente regionale Cleo Licalzi. E per il megafono invece torna Mariella Lobello. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Cadono le foglie e il cambio stagione è ormai alle porte. L'autunno, oltre agli impegni e ai doveri quotidiani, porta con sé la seconda fiera agroalimentare Sapori d'autunno e dintorni, che si terrà domenica 16 novembre 2014 in Piazza della Regione a Villabate. La manifestazione è un progetto del gruppo Io Amo Villabate, che negli anni passati si è contraddistinta per la qualità dei prodotti agroalimentari presentati. L'evento prevede la vendita di prodotti tipici autunnali della nostra terra, come le olive da tavola, il pomodoro secco, il vino locale, il pane, la pasta fresca, lo sfincione, la salsiccia, la frutta secca, l'olio extravergine d'oliva, i liquori nostrani, il miele, le cassate siciliane, i cannoli con ricotta e i biscotti tipici.
Dunque, in previsione, una domenica da non perdere, dove saranno coinvolti non solo aziende locali intente ad esporre i loro prodotti, ma troverete anche momenti ricreativi con l'esposizione Vespa Club Panormus, le lezioni di karate sound a cura dell'associazione sportiva Aquile Volanti, il corso di intreccio con corda vegetale di Luigi La Franca e molto altro. La serata si chiuderà alle ore 21 con l'esibizione canora del baritono lirico Lorenzo Billitteri. Appuntamento con i volontari di Intercultura giovedì 30 ottobre 2014 alle ore 17 presso Palazzo Cutò in via Consolare a Bagheria. È in continuo aumento il numero degli studenti che decidono di trascorrere un lungo periodo di scuola superiore e di vita nei quattro angoli del mondo. Lo sanno bene gli altri studenti tornati dall'inizio dell'estate dal loro periodo di studio all'estero, dove non solo hanno imparato una nuova lingua, ma hanno sviluppato competenze che li accompagneranno come un valore aggiunto nel loro percorso di vita. Saranno loro, insieme ai volontari del centro locale di Palermo 2, a dar vita a uno speciale incontro con il pubblico di Bagheria per raccontare la loro esperienza di vita e di studio e per rispondere alle domande di studenti, genitori e professori che fossero interessati al nuovo bando di concorso di interculture che si è aperto il 1 settembre. Non solo studenti partiti, ma all'incontro ci saranno anche gli studenti in arrivo. L'8 settembre infatti sono arrivati a Bagheria, Casteldaccia, Termini Imerese gli studenti stranieri da tutto il mondo che saranno accolti durante l'anno da una famiglia come dei veri e propri figli. Sono 4, un danese, un cinese, un thailandese e una turca. Questa sera allo stadio Renzo Barbera si giocherà il match tra Palermo e Chievo, incontro valido per la 9ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono reduci da 2 pesanti sconfitte, il Palermo in casa della Juve e il Chievo con il Genoa. Per questa sfida del mercoledì, Iachini ha a disposizione tutti in rosa, ma a rimanere fuori dall'11 saranno sicuramente Pisano e Feddal, bocciati dopo la pessima prestazione di Torino. In avanti, Dybala sembra essere in vantaggio su Belotti. Sul fronte Chievo, la squadra, adesso in mano a Maran, dovrà fare a meno di Isco, Radovanovic e Botta, ma in avanti possibilità per l'ex catanese Maxi Lopez e per Paloschi. Appuntamento questa sera alle 20:45. Prova di forza del Catania che è al Massimino surclassa Lentella con un perentorio 5-1 nell'incontro valido per l'11ª giornata di Serie B. I liguri partono bene, ma è solo un'illusione. A sbloccare il punteggio per il Catania è Escalante, che negli sviluppi di un corner batte di testa Pelizzoli al 22esimo. Il Catania si limita a controllare e Frisone rischia quasi nulla, ed al riposo si va sull'1-0. Alla ripresa delle ostilità, il Catania vuole subito chiudere il match il prima possibile, e dopo 10 minuti è Rinaudo a trovare la rete con un tiro da dentro l'area per il 2-0. Lentella sembra inerme, ma alla mezz'ora della seconda frazione trova con Pedro il gol che accorcia le distanze ed alimenta le speranze dei biancazzurri. Speranze che però vengono immediatamente annullate dal difensore Teneo Sauro, che ancora una volta insacca di testa da corner e 3-1 partita in ghiaccio. Lentella è ormai sfilacciato e subisce altri due gol a cavallo tra il 43esimo ed il 45esimo, prima con Rinaudo che devia involontariamente una conclusione di un compagno e poi con Marcelinho che batte dentro un facile tap-in. Un ottimo Catania esce dal Cibali con una rassicurante vittoria. L'obiettivo di 6 punti in 2 gare è stato centrato. Adesso gli uomini di Sannino cercheranno conferme sabato 1 novembre ad Avellino, con gli Irpini distanti adesso in classifica di 5 punti. Questo programma è stato offerto da Radio
Un caro saluto ed un affettuoso abbraccio a tutti gli affezionati di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 29 ottobre 2014. Ancora qualche piovasco sui versanti adriatici e su quelli ionici del sud. Altrove bel tempo prevalente. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza sereno, terso e limpido su tutte le regioni. Freddo di notte e possibili foschie o nebbie sul Piemonte. Al centro più nubi e locali piogge sulle regioni adriatiche, bel tempo sul resto delle regioni peninsulari. Qualche pioggia interesserà ancora la Sardegna, specie sui settori meridionali. Raggiungiamo il sud dove le nubi saranno irregolari un po' su tutte le regioni e capaci di provocare qualche debole pioggia sparsa lungo le coste ioniche, adriatiche, pugliesi e tra Sicilia e Calabria. Altrove bel tempo, i venti soffiano sempre debolmente dai quadranti nord-orientali, locali rinforzi sullo Ionio. Temperature previste minime molto basse al nord-est con non più di 2-5 gradi, tra gli 8 e i 15 gradi altrove. Durante il giorno ci aspettiamo 11-19 gradi al nord, 14-20 gradi al centro e al sud. Amici, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 29 ottobre. Si ricorda San Narciso. Il nome Narciso ha origine greca. Deriva forse dal termine narche, sonno, torpore. Dice il proverbio: stelle tremule e appannate, piogge assicurate. Sono nati oggi Fausto Leali, Luciana Littizzetto, Winona Ryder. Il 29 ottobre 1929 è il martedì nero della borsa di New York. Inizia la Grande Depressione che sconvolse l'economia mondiale fino ai primi anni del decennio successivo. Nel 1964 la Stella dell'India, il più grande zaffiro del mondo con i suoi 565 carati, viene rubata insieme ad altre gemme preziose dal Museo Americano di Storia Naturale di New York. Infine, il 29 ottobre 2004, a Roma, i 25 paesi dell'Unione Europea firmano la Costituzione Europea. Emily Brontë ha detto: lo stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine ed essere contenti come in compagnia. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 29 ottobre. Ariete, la strada verso l'affermazione e il successo continua ad essere in salita. È tutto molto faticoso, ma voi a mollare non ci pensate neanche. Qual è il modo per avere la meglio di fronte a un contrattempo improvviso? Grinta e determinazione. Toro, continuate così. Allegri e sorridenti, siete molto più affascinanti e aumentate in modo esponenziale la possibilità di fare incontri interessanti. Saprete dividervi equamente tra i molti impegni quotidiani e i tanti inviti di chi reclama la vostra compagnia. Gemelli, dubbi, incertezze e perplessità sono i vostri odierni e scomodi compagni di avventura. Limitatevi alle questioni ordinarie e rinviate ogni decisione. Niente di male se oggi non avete voglia di stare con gli amici, domani vi riferite con gli interessi. Cancro, una trasferta di lavoro potrebbe non aver dato i frutti che speravate. E adesso, amareggiati e delusi, vi chiedete in cosa avete sbagliato. Mercurio, disarmonico dalla bilancia, vi toglie la capacità di fare una lucida analisi della situazione. Leone, niente di nuovo nel vostro panorama astrale e la cosa non è certo incoraggiante. Vi aspetta infatti un'altra giornata intensa, ma poco proficua. Vi date da fare a più non posso, ma i risultati per il momento tardano ad arrivare. Dovete pazientare. Vergine, amicizie e relazioni sociali in primissimo piano. E voi stavolta non vi fate pregare. Siete aperti, disponibili e desiderosi di nuove conoscenze. Venere vi regala una dose supplementare di fascino e di carisma. Sarebbe un peccato non approfittarne. Bilancia, convinti della bontà di un affare che invece si è rivelato meno proficuo di quanto avreste sperato, adesso non sapete come far tornare i conti.
emotivamente molto sollecitati, finirete quasi sicuramente per bisticciare con chi vi sta a fianco. Scorpione, Luna, Venere, Marte e Saturno, tutti molto ben disposti verso il segno, si fanno in quattro per voi. Gli affetti, a dir poco entusiasmanti, equilibrio e fascino si fondono alla perfezione con la vostra serenità interiore. Una meraviglia. Sagittario, un mare di tranquilla quotidianità domina il lavoro, la vita privata, l'amore. Siete al riparo da brutte sorprese, ma vi annoiate un po'. Provate a vivacizzare il corso delle vostre giornate, magari cominciando da qualche piccolo cambiamento. Capricorno, i pianeti sono con voi, anche troppo per la verità. La Luna nel segno oggi è infatti congiunta a Plutone, ma quadrata a Mercurio e Urano. L'eccessiva e contraddittoria vivacità planetaria produce effetti un po' caotici e destabilizzanti. Acquario, il vostro panorama astrale è abbastanza rassicurante. Tanti pianeti in orbita silenziosa, ma è anche vero che nessuno vi contrasta apertamente. Perciò basta con le lamentele e prendete in mano la situazione. Fate vedere di che pasta siete fatti. Pesci, il segno gode di una significativa benevolenza planetaria che ha per protagonisti Luna, Sole, Venere e Marte. Siete in una botte di ferro. Ottimismo e simpatia, vostre doti naturali, sono spinti a livelli da record. Siete irresistibili.